Lombardi, proprio perché Gian Carmine è stato il nostro mini atleta, insomma, ha frequentato il nostro centro mini basket e diciamo che io l'ho conosciuto per pochi anni, però posso dire che potrebbe essere preso ad esempio, perché era un ragazzo al quale subito si poteva dire subito quello che si voleva, e lui era pronto a farlo immediatamente senza discussioni, quindi per questo motivo vogliamo ricordarlo. Con noi c'è anche la classe sua di scuola media che ha voluto proporre fatto un mixaggio di foto, e poi leggeranno alcuni pensieri loro, anche la mamma, credo c'era anche un pensiero della mamma, poi magari dopo, se i genitori scendono qui giù, e quindi credo che se siamo pronti forse è meglio vedere. No, allora procediamo prima con la premiazione delle squadre. Quindi, terza classificata, quarta classificata, scusate, perché c'era il Ferrandino che non è potuto venire, quindi in rappresentanza viene o Zafferano o Rossi. Dai, Zafferano, vieni. Quindi quarta classificata la società. Terza classificata, PL Basket Matera. Seconda classificata, Cestistica Bernalda 1954. Prima classificata, Basket School Nucci. Chiaramente vi saranno consegnate anche delle medaglie, ricordo, che ha fatto fare la famiglia Lombardi, dove c'è proprio la foto di Gian Carmine. Sì. E se la famiglia potesse scendere qui, c'è anche qualcosa per loro. Quindi da parte della società cestistica Bernalda, della famiglia, e poi c'è una tappa di ricordo che ha mandato il comitato regionale in rappresentanza del presidente Giovanni, rappresentante FIP, ai genitori sempre, okay. Mentre da parte della famiglia, sì, tesoro, lo facciamo. Da parte della famiglia invece, alla cestistica, ecco. Chiaramente tutti i ragazzi hanno mangiato di questa medaglia, nonché anche i rappresentanti della scuola.